Allora, adesso ci spostiamo di sezione, però rimaniamo sempre in zona opera, opera prima, e è nella sezione After Hours, e do il benvenuto al, così, a una parte del gruppo di lavoro di Paradise, una nuova vita, di Davide Del Dagan. Ciao, buongiorno Davide. Ciao, buongiorno. Benvenuto. A tutti. Buongiorno. Con noi ci sono Vincenzo Nemolato, ciao, ciao Vincenzo anche a te. Salve. Giovanni Calcagno e Andrea Magnani. Saluto Samantha Antonicola di Re Cinema. E poi avevo una serie di altri nomi che provo a dire, però li trovo nel mio, perché ovviamente si aggiungono persone, adesso li trovo nel WhatsAppino. Vediamo se ci sono tutti, così non si offende nessuno, che sarebbe un peccato. Allora, Giampaolo Smiraglia, perché, eccoci, siediti Giampaolo. Poi ci sono anche gli altri produttori, Branislav, che non vedo. Sordic. Sì, ok, Branislav, avvicinati. E poi c'è anche Barbara Dalievich, c'è lei, Barbara. Ciao Barbara, accomodati pure naturalmente. Non vedo Gianluca Pignataro, ma forse c'è, non lo vedo. Ok, non c'è. Della distribuzione Fandango, il film arriverà nelle sale nella primavera del prossimo anno. Comincio io con una domanda, poi immagino ci saranno domande da parte vostra. Approfittatene subito, come sapete le nostre sono chiacchierate flash. Davide, il film è una commedia seria, posso definirla così? Perché tragicomica mi sembra troppo impegnativo. Ma a me è piaciuta molto la definizione che c'è sul vostro catalogo, che è una commedia stranita. Sì, quello lì sì. A me è, più, sì, mi è piaciuta. Quelle sono quelle cose che scriviamo noi, cioè ci dividiamo quando facciamo le tremine, quindi non so chi l'abbia scritto, però è vero, è azzeccata. No, cominciamo però dalla dimensione di una commedia drammatica, quindi di un dramma, perché il tuo film racconta una cosa non così inconsueta in Italia, però hai scelto una chiave diversa. Sì, diciamo che questo racconto è nato attraverso diversi incontri tra me e Andrea Magnani, che è lo sceneggiatore. Cercavamo una storia che ci rappresentasse in quel momento, avevamo voglia di fare un percorso assieme e abbiamo trovato in questo bisogno di raccontare la necessità di cambiamento, le seconde opportunità, la voglia di rivincita o di reinvenzione che vedevamo attorno a noi, ma sentivamo anche dentro di noi a un certo punto della nostra vita, quindi abbiamo cominciato a cercare. Abbiamo scoperto questo personaggio e attraverso questo personaggio poi ci siamo avvicinati anche a quella ricerca che secondo me appartiene ad Andrea, appartiene anche a me, che è quello di cercare di guardare i personaggi e le storie cercando degli angoli, dei punti di vista che siano un po' sorprendenti per noi stessi, per primi, e poi che ci forniscano anche gli strumenti per giocare con una cosa che in realtà di prima acchito è presente tantissimo in Andrea, ma anche in me, e un po' nell'idea anche di Pilgrim in quanto produzione che in realtà ha già prodotto il film in precedenza di Andrea, e che è quella di giocare con un'ironia, con uno sguardo che ci permetta di sorridere, a volte ridere, ma spesso anche di sorridere amaramente, perché è una cosa che ci appartiene, che spesso ci porta, almeno a me, anche in sala montaggio, mi rendo conto che delle volte io vedo molto più divertimento in dei personaggi così amari, ma che poi hanno una forza interiore che mi sorprendono, e quindi trovo eccitante molto questa cosa. E quindi da là siamo partiti. Poi è naturale che, scelto il personaggio, scelto la storia e l'importanza di questa vita che stavamo immaginando, era naturale che piano piano la natura stessa della storia ci portasse ad avvicinarsi con delicatezza e con rispetto a questi due personaggi, perché poi sono entrambi personaggi estremamente potenti, secondo noi, e onesti, anche se è difficile descrivere un killer onesto, però da un punto di vista umano avevano delle forti elementi di onestà, per cui abbiamo deciso di seguire quella strada che pian piano
dello sguardo comunque ironico ci accompagnava a essere assolutamente rispettosi e quindi a trattare quelli che erano i valori più importanti della storia, le emozioni più importanti della storia. Quindi pian piano comunque giocare anche sugli altri toni che appunto questa commedia stranita, ormai la chiamerò così. Beh, la chiamerai così anche per il lancio, la userai. Andrea, tu sei un regista, sei uno sceneggiatore, e questo secondo me è un processo interessante, no? Che degli sceneggiatori, anzi dei registi, decidano di scrivere insieme ad altri registi dei film che poi non dirigono. Questa scelta è nata perché? Perché l'idea è di Davide, l'idea è tua? Ma allora, partiamo dal fatto che io comunque nasco come sceneggiatore e sono arrivato poi alla regia. E in questo caso, vabbè, la storia è nata insieme con Davide, mi ricordo tra gli scogli di Barcola a Trieste, e c'era arrivata insomma la voglia di raccontare un tema che a me è molto caro, che è quello dello spaesamento, della rinascita e al tempo stesso anche della redenzione. Sono temi che in qualche modo c'erano anche nel film precedente che ho girato e anche qua, siccome secondo me fanno capolino. E per me è stato molto naturale perché c'è un'amicizia di fondo con Davide che ci lega da molti anni e quindi l'idea che in qualche modo questa parte scritta venisse poi guardata, lo sguardo fosse quello di Davide, è avvenuta in maniera abbastanza naturale per me. E una cosa che ho deciso di fare con Davide era quello di non presentarmi sul set, non sono mai stato sul set in tutti... No, una volta sì, sono stato a Pirano, giusto per un salto. Ma perché credo appunto fosse quello il mio ruolo, quello di dare in qualche modo un come dire, che il mio processo creativo potesse terminare con quelle pagine. E poi sono, come dire, stato molto contento di aver visto in qualche modo questo sguardo di Davide come poi ha raccontato questa storia, che appunto, come diceva lui, è lieve. Per certi versi è piccola anche, è molto intima, ma forse anche proprio nei conflitti interiori dei personaggi che vive anche un film come questo. Sì. Davide, hai rispettato la sceneggiatura che avete scritto insieme, oppure col fatto che Andrea non fosse sul set hai... Ma devo dire che in realtà ci unisce un'amicizia e una folle fiducia reciproca. Credo che noi abbiamo fatto anche un processo di lavoro molto grande assieme agli attori che ha preceduto le settimane di ripresa e che comunque la produzione ci ha dato modo di avere, di fare, e non è scontato, ed è stato fondamentale perché ci siamo rinchiusi per quasi due settimane a preparare il film, a lavorare sui personaggi. E diciamo che quello che abbiamo cercato di fare era semplicemente di dare forza a quello che c'era sulla carta, non solo dare vita ma dare colore, dare forza, cercare di esprimere quello che già c'era. A volte per far questo abbiamo sicuramente magari fatto qualche passo distante, ma altrimenti quello che abbiamo cercato di fare è quello di stare proprio a lavorare sui toni, sui colori e quindi a sviluppare quello che avevamo già preparato nel tempo assieme ad Andrea. Però forse loro anche lo sanno. Sì, no, adesso sentiamo sia Vincenzo che Giovanni. Ci raccontate allora proprio queste due settimane di lavoro, di preparatorio e poi il set. Niente, due settimane ci siamo stati chiusi in questo appartamento. Insomma, hai imparato a fare granite, no? Sì, c'è anche. Stata anche quella geniale idea. No, insomma abbiamo lavorato, che poi penso sia proprio il metodo di Davide, insomma, che nel rimanere a disposizione del racconto di una storia e quindi cercando di mettere da parte tutti i nostri egocentrismi, ecco. E, insieme abbiamo scoperto la storia di questi personaggi e in quelle due settimane, che poi abbiamo lavorato anche al di fuori di quelle due settimane, in tutto, diciamo, l'anno che ha preceduto il set, e niente, questo poi questo. È anche un rapporto così intimo che diventa difficile trovare le parole per descrivere quello che accadeva. Non accadeva nulla di strano, però era, insomma, nostro. Ecco, non lo so.
Giovanni, naturalmente è stato un lavoro molto utile, o il non lavoro che accennava Vincenzo, queste due settimane di avvicinamento set e a chi doveva lavorare. Questo è un lavoro che è figlio ovviamente di una, appunto di un'impostazione di lavoro, che è l'impostazione della Pilgrim, perché la Pilgrim è una quasi una famiglia, ecco, diciamo, da questo punto di vista. Quindi il fatto di poter riscaldare così il progetto, di poterlo preparare, di poterlo vivere, curare, fra l'altro con Davide che ha una grande preparazione nel saperci fare con gli attori e quindi nel saper tirare fuori insomma delle motivazioni profonde rispetto all'interpretazione dei personaggi, questo ci ha fornito la possibilità di arrivare sul set secondo me molto tranquilli. E siccome il set è stato una battaglia, perché abbiamo girato, come sicuramente molti avranno visto, in zone impervie e in condizioni climatiche particolarmente proibitive, e allora questa preparazione, almeno da parte nostra, ci è servita molto per poter risolvere delle cose su cui non siamo potuti più tornare nel vivo delle riprese. Ci sono domande da parte vostra, curiosità? Allora procedo io. Davide, appunto prima sentivamo di luoghi impervi che abbiamo visto. Questo credo non sia stato soltanto dettato da un rapporto con Film Commission o cosa, no? Anche perché ho l'impressione che sia una Film Commission che lascia un'ampia libertà a chi lavora lì. Allora, perché hai voluto mettere i tuoi attori? Come dire, li hai preparati con calma per due settimane e poi li hai messi in una situazione di pericolo, fra virgolette, di pericolo non di vita, naturalmente. Allora, innanzitutto l'idea di Sauris è venuta da Andrea ancora quando eravamo in scrittura, nel senso che immaginavamo vari posti. Io, pur essendo di quelle zone, non ricordavo assolutamente di Sauris. E allora abbiamo preso la macchina, siamo andati a fare un sopralluogo, anche perché anche in fase di scrittura è molto interessante poi cercare di avere quel tipo di spunti. E mi sono innamorato, perché è un paese incredibile. E con tutte le difficoltà, a parte di origine meteorologica e del momento in cui abbiamo fatto le riprese, anche di un fatto che quel paese è veramente fuori dal mondo, cioè non è per niente facile raggiungibile, almeno ha messo sicuramente a dura prova la produzione del film, perché comunque noi eravamo in questo piccolo posto in cui di fatto c'è qualche albergo, un negozio e niente più, e quindi qualsiasi tipo di cosa significava prendere una macchina, fare una strada lunga e tortuosa per almeno un'ora per riuscire a raggiungere la civiltà. In questo senso qua, secondo me, consciamente e inconsciamente, la scelta è stata una gran fortuna, perché noi in qualche modo, e intendo noi a questo tavolo, ma un po' tutta quanta il nostro gruppo di lavoro, tra l'altro c'è qui anche con noi Deborah Vrizzi, che è la direttrice della fotografia, che ha fatto un lavoro stupendo. Deborah, dove sei? Ah, in fondo. Deborah. Ciao. e in realtà ha giovato di questa scelta, perché ci siamo ritrovati un po' a dover abbandonare tutti quei legami, tutti quei processi che normalmente ti porti avanti anche durante le fasi di riprese, che ti collegano al resto del mondo. Lì siamo stati veramente così tagliati fuori, anche perché poi va spiegato quello che diceva Giovanni: noi il primo giorno di riprese c'è stata quella tempesta perfetta l'anno scorso che ha abbattuto tutti i boschi della Carnia, per cui noi siamo rimasti 5 giorni senza elettricità, telefoni, nessun contatto con il resto del mondo e strade bloccate da frane. Quindi questo elemento ci ha avvicinato ancora di più a quella solitudine, a quella perdita profonda che i nostri personaggi portavano con sé. E in questo l'isolamento era totale anche per noi, quindi ci siamo un po', ne abbiamo giovato veramente tanto. È stata una scelta forse ardita proprio da un punto di vista produttivo, perché ci ha messo in tante difficoltà, ma nello stesso tempo è stata veramente proficua, perché ci ha dato il sapore, i colori di tutto quello che cercavamo. Vincenzo, Giovanni, qual è stata la cosa più difficile, cioè il momento più difficile
nel momento in cui stavate girando, a parte la tempesta di neve, cioè la scena che vi ha fatto patire di più, ecco, chiamiamola così. Vabbè, questa è una domanda facile, perché chiaramente la scena più difficile è stato il bacio con Catarina, su cui ci ho lavorato un anno, insomma, ho anche insistito, cioè, per delle prove. Prima di sapere che avresti fatto il film, ti stavi allenando. Sì, sì, no, quello lo sognavo più che altro. Ah, va bene. Era il subconscio che mi suggeriva. Poi insistevo per fare delle prove, che Catarina si rifiutava, insomma, quindi ha aumentato il livello di difficoltà, ecco. Poi alla fine ci sei riuscito. Sì, poi alla fine dopo molti ciak ci siamo riusciti. Tu lo sbagliavi apposta, sì. Immagino. Una però non lo dire a Catarina. No, magari lo sai, siamo in diretta, streaming, oddio, quindi se... è un maledetto. Giovanni, invece? No, non ricordo delle difficoltà particolari dal punto di vista proprio del lavoro, anzi devo dire che c'ho un ricordo molto fluido da questo punto di vista, molto così libero. Poi anche se ho sofferto dei terribili dolori serissimi insomma, di schiena, che mi hanno impedito certe volte c'è una scena in cui corro che sembra un po' sul ghiaccio, meno male che c'è il ghiaccio a giustificare, ma sembra un po' un vecchio di 90 anni, insomma, meno male che c'è il ghiaccio a giustificare quel tipo di corsa, no? Un'esperienza bellissima, è molto fluida. E quindi veramente vi ha messo in pericolo il regista. C'è una domanda da parte di una collega. Io pensavo che a questa domanda avresti risposto alla danza tirolese, che è fantastica, è l'unico momento del film in cui vediamo qualcuno, perché poi il paese è sempre deserto, quindi è un elemento di aggregazione fortissimo. Se ci raccontate qualcosa anche della preparazione, che sembra difficile a vederla. Guarda, io penso il vero ballerino di questa coppia è Vincenzo, che ha un'attitudine meravigliosa. Io quando ho visto la danza, che fra l'altro la danza è stata proposta anche in fase di provino, quindi abbiamo visionato questa follia dello Schulzplatter anche negli incontri preliminari, quando ancora non sapevamo di poter fare questo tipo di esperienza. Però devo dire che siamo stati supportati da un gruppo meraviglioso di persone che ci hanno introdotto a questa grande cultura di questa danza collettiva. E devo dire che è una cultura che come dire, è una filosofia di danza così rude, violenta, diretta, così animalesca, che devo dire, secondo me, completa umoristicamente il quadro della potenza della natura dell'ambiente in cui questi personaggi si trovano sballottati, ecco, questa estraneità a questa cultura. E Vincenzo, da dove nasce questa abilità che Giovanni... Anche lì ti sei allenato per un anno come per il bacio? No, in realtà quando ho visto lo Schulzplatter ho detto devo studiare, ho bisogno di un anno, quindi non so, mi metto a malattia, chiamo l'INPS. Nasce da una mia passione per la danza e da un passato, diciamo, da ballerino, ecco, facevo break dance per vari anni, ho fatto pure delle gare, insomma, però poi... Così. Poi è finito. È un po' diverso però la break dance, no? È sempre danza, però non lascio la conferenza. La rispetto assolutamente. Poi ora sta quasi diventando pure, vabbè, cambiamo discorso, che poi io subito vado in altri campi. No, però questo è interessante, poi dopo torniamo alla danza. Quella in generale mi ha dato una grande coscienza fisica, tornando proprio al lavoro come attore, che poi ovviamente molte acrobazie, poi io facevo una break dance più di stile, ecco, diciamo, non molto acrobatica. Però per lo Schulzplatter ho fatto una cosa folle. Davide mi ha mandato un video e io non riuscivo a capire quali erano i passi che venivano prima e quelli che venivano dopo, perché era tutto complicato. Quindi io ci ho messo tipo una settimana a fare pausa al video ad ogni passo e mi segnavo piede destro, piede sinistro. E c'ho tipo un quaderno quasi pieno di tutta la danza e l'ho imparato a memoria. E poi ho cominciato, fino a che poi ho capito che era solo, insomma, dopo un po' mi veniva in automatico. E, insomma, ceffoni. Sì, erano solo ceffoni. solo che poi automaticamente dopo un po' diventava una roba un po' jazz quando lo facevo io. Cominciavo subito, sempre un po' napoletano, ecco questo. Vabbè, basta. Davide, è stato, appunto mi collego alla domanda che te era stata fatta, difficile girare quella scena?
Ma in realtà c'era un grande entusiasmo, cioè per girare quelle scene con i ballerini c'era un grande entusiasmo da parte di tutti, e a noi ci ha sorpreso loro due, ci ha sorpreso padre Georg, che in realtà non ha visto niente. Lui è un attore strepitoso, sloveno, ma lui è arrivato, gli avevo parlato della danza, ma non aveva visto niente. È arrivato, guarda, ti abbiamo organizzato questa mattinata di studio. E in realtà era divertente perché poi lui veramente dirigeva i Schuplatter, cioè li ha quasi raddrizzati un po', perché erano tutti molto più goffi di lui. Lui sembrava un ballo giapponese a un certo punto, cioè tutto quanto elegantissimo. Quindi no, c'era grande entusiasmo, gran divertimento, e avevamo un gruppo di ballerini fantastici. E poi non è un ballo di precisione, è un ballo di energia, di atmosfera, di forza e di divertimento. Quindi in realtà quella cercavamo di più che poi la precisione nei passi. Quindi è stato veramente divertente. Poi loro l'hanno ballato anche in Corea recentemente, ci sono affezionati. Volevo chiedervi una cosa, se non vedo mani alzate, poi credo sia l'ultima cosa. Spesso si dice, forse a torto o a ragione, che i cineasti italiani, gli sceneggiatori, i registi, quando immaginano una storia, la realizzano, non sempre hanno in mente lo spettatore al quale vorrebbero parlare, al quale rivolgersi. Voi avete fatto una riflessione su questo? Non è obbligatorio, spesso non si fa, però mi interessa. Visto che è una commedia stranita, visto che ti è piaciuta così. Che Andrea? Ma guarda, io penso che la molla che vale sia per me che per Davide, mi sento di parlare anche per lui, è che i primi spettatori siamo noi, nel senso che noi cerchiamo sempre nelle storie qualcosa che ci possa, lo diceva prima anche Davide, in qualche modo sorprendere, attirare, portare avanti, andare avanti. E poi io penso che se sei in qualche modo fedele ai personaggi che crei e quindi segui i loro bisogni, i loro desideri, io penso che questo è un motore enorme anche per lo spettatore, perché lo spettatore poi quello che cerca, credo, io come spettatore cerco questo, cerco di poter seguire con verità anche, con almeno con parziale verità, il percorso di un personaggio. E io penso che questo sia anche forse la stella polare che ci deve guidare, cioè essere sempre fedeli in realtà al personaggio che crei. Poi non so se Davide è d'accordo, ma... Sì, assolutamente. Diciamo che noi appunto partiamo dal voler sorprendere e innamorarsi per primi della storia, e ovviamente però abbiamo presente benissimo poi come le nostre mosse vanno a incidere su quello che potrebbe essere poi il nostro pubblico. La voglia è quella di cercare un pubblico che abbia voglia, sì, appunto di sorridere, ma anche di confrontarsi in maniera onesta e sincera con dei personaggi che comunque portano a riflettere su valori e su... Cioè sono tanti i temi, soprattutto in questo film, che si giocano, sono tanti gli aspetti. E per noi è importante anche far sì che uno si possa... riconoscere e che gli venga la voglia un po' di riflettere su tutti quelli che sono. Io vi ringrazio molto, naturalmente che la giornata allora sia molto gradevolmente stranita. Speriamo, va bene? Speriamo. State bene, grazie. Grazie a tutti. Grazie.